Ciao ragazzi, Ciao. Ciao. per iniziare vi chiederei di presentarvi. Sì. Allora, noi siamo i Twi, io sono Nadia, sono la cantante. Margherita, batterista. Gianluca, chitarra. Giorgia, basso. E veniamo da Torino e suoniamo insieme da circa 5 anni. Allora, come è iniziato il progetto Twi, proprio gli inizi, inizi, inizi? E secondo voi adesso cosa è cambiato rispetto a quel momento? Allora, il progetto Twi è nato da quattro amici che fondamentalmente studiavano insieme. Margherita e Giorgia hanno fatto il liceo insieme e io, Gianluca e Giorgia invece ci siamo conosciuti all'università. Come tantissimi gruppi di base volevamo suonare perché avevamo voglia di farlo e abbiamo cercato, insomma, tra i nostri amici qualcun altro che avesse la stessa intenzione e abbiamo iniziato in saletta, cover, qualsiasi cosa. Abbiamo esplorato ogni genere esplorabile. Finché non abbiamo conosciuto il nostro manager e produttore all'epoca e tuttora attuale Marco Viviana, che ci ha spronato a iniziare a scrivere le nostre prime canzoni. Noi prima di allora non avevamo scritto assolutamente niente, quindi è stato veramente un salto nel vuoto, che però direi che è stato un gran salto nel vuoto perché è iniziato col nostro primo singolo Every Week, che è stato già un bel successo e ci ha dato lo sprone per andare avanti. E rispetto ad allora. Da allora secondo me è cambiato che ovviamente abbiamo acquisito molta più consapevolezza di quello che facciamo, l'energia e la voglia di fare la stessa che avevamo allora, ma diciamo che lo facciamo in maniera un po' più inquadrata e un po' più professionale, diciamo. Esatto. Io definirei il vostro genere una versione moderna dello swing. Ci piace. Ok, avete qualcosa da dire? Siete È sempre d'accordo? un tasto dolente quello dell'identificarci con un genere, è una cosa che noi in primis non sappiamo tanto fare, però una volta una persona ha dato una definizione che a noi è piaciuta molto, cioè quella di pride pop, ovvero un pop orgoglioso. Un po' perché noi portiamo con orgoglio appunto in giro i colori della bandiera arcobaleno, quindi del movimento LGBT, quindi sia per ideologie, ma anche perché la bandiera arcobaleno rappresenta molto bene a livello proprio di immagine la nostra musica. Quindi ci sono tutti i colori, tutte le sfumature all'interno, e comunque una cosa molto colorata, molto Allegra, allegra, energetica, fresca. fresca. Ed è difficile effettivamente identificarla come un unico solo genere, però pop è la parola che ci si avvicina meglio perché è una musica che si pone l'obiettivo di arrivare a più persone possibili, quindi essere popolare. A proposito di ciò, avete partecipato all'Indie Pride, di cui noi eravamo media partner. Volete raccontarci rapidamente l'esperienza, com'è stata? Beh, è stato molto bello, a parte che conoscevamo già i presentatori di Yost della serata, che erano Sam e Stan. E ci siamo divertiti con loro, quindi c'era già un clima molto familiare. E poi, ovviamente, una manifestazione che unisca i colori della bandiera Pride alla musica è esattamente più o meno quello che cerchiamo di fare noi, Esatto. di portare in giro. Quindi per noi è stato un po' essere a casa in un posto che non avevo, in cui non avevamo mai suonato, che è appunto il TPO a Gran Bologna, Parco. Sì, esatto. molto Ed è bella, stato molto veramente. divertente, tra l'altro. Siamo stati l'apertura della serata, quindi aprire una serata è sempre difficile, però c'è stata una super risposta da parte del pubblico, ci hanno fatto un sacco di complimenti appena siamo scesi dal palco e beh, io mi sono divertito, ma penso valga Sì, per poi tutti. anche assistere agli spettacoli, insomma, degli artisti che hanno suonato dopo di noi, quando ci sono queste serate si crea proprio un bel clima ed è bello proprio partecipare all'evento di per sé. Esatto. Ottimo. E veniamo invece al vostro ultimo album che si intitola All You Can Italy. Esatto. Esatto. Volevo chiederti appunto perché di questo titolo e cosa volevate trasmettere con questo album? Allora, si chiama All You Can Italy perché con questo disco abbiamo cercato di fare una cosa un po' particolare, ovvero raccontare l'Italia in inglese, e usando quindi un mezzo che è una lingua che non è la nostra, però parlare di ciò che invece è nostro, cioè il nostro paese, il posto dove abbiamo sempre vissuto, dove siamo nati, dove viviamo tuttora. E quindi All You Can Italy è un po' un gioco di parole tra l'italiano e l'inglese e tutta l'Italia che noi ci siamo immaginati all'interno di un disco e soprattutto perché è anche un sottile riferimento al cibo che è onnipresente all'interno delle nostre Sottile, canzoni. cioè c'è Noi una bella pasta al sugo in copertina, cioè sottile più o meno. sì, noi non ne facciamo troppo mistero, tant'è che anche nel primo disco, infatti, in copertina c'era un frutto, c'era un mango e era un po' più tropicale. Invece in questo disco appunto abbiamo parlato dell'Italia e quindi ci sembrava un ottimo modo per rappresentarla visivamente e anche come titolo. Infatti all'interno del disco ci sono canzoni tipo Buonasera, che appunto si chiama
buonasera in inglese con alcune parole in italiano, come le belle storie, come Italia, ovviamente, che ne è il singolo un po' di punta che racconta proprio appunto questi temi qui. Perfetto, poi vabbè, noi ci chiamiamo tutti giù per terra, quindi potete immaginare che la musica live, esatto, tra l'altro, e poi la musica live, insomma, è una delle cose che ci ispira di più, e quindi volevo chiedervi qual è il vostro rapporto con l'esibizione dal vivo. Beh, è la nostra dimensione preferita, sì, cioè più, per carità, è vero, scrivere le canzoni è bellissimo, perché ti permette di esprimere quello che senti, però poi suonarle è ancora meglio, cioè almeno per me è ancora meglio. Sì, sì. Cioè, anche perché comunque lì sfoghi tutta quell'energia, cioè, diciamo che la parte creativa è un po' più introversa, mentre la parte live è quella in cui sfoghi tutto quello che vuoi sfogare, cioè che sia gioia, rabbia, frustrazione, non lo so, emozione, qualunque cosa è lì, e poi ci piace perché ci muoviamo, ci divertiamo, poi un sacco di volte magari ci vedete ridere sul palco, ma perché succedono delle cose sul palco, noi ci guardiamo, sappiamo che sono successe e quindi ci ricordiamo di eventi particolari perché è successa una determinata cosa, insomma, è bello, è proprio la dimensione che preferiamo tra tutte. E soprattutto perché c'è la dimensione anche di contatto proprio diretto con il pubblico, esatto. Quindi il primo impatto non è come quando magari sai che la gente ha ascoltato musica su Spotify, ma non lo vedi direttamente, gli vedi la risposta subito delle persone ed è quello che forse ti dà la maggior carica, ecco. Perfetto, grazie mille, grazie e vi chiederei un saluto agli amici tutti giù per terra. Ciao a tutti giù per terra.